Le sue condizioni sono gravissime a causa del brutto trauma cranico e addominale avuto a seguito della caduta dal balcone della sua abitazione in via Mario Milano nella serata di ieri, intorno alle 21:30. La donna, 34 anni di origini polacche, è stata trasferita all'ospedale di Campobasso dopo il ricovero d'urgenza al San Timoteo di Termoli. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda che ruotano attorno alla caduta della donna ed è proprio per questo che la procura di Larino ha aperto un'inchiesta, come da copione. Per verificare la dinamica, non è chiaro infatti come la donna sia volata giù per 8 metri, se volontariamente oppure dietro ci sarebbe stata la mano di qualcuno. Ad indagare la polizia, che come da prassi ascolterà in queste ore il compagno della donna per chiarire se in quel momento si trovasse in casa o meno. All'arrivo dei soccorsi, infatti, nell'abitazione sarebbe stato trovato solo il figlio piccolo della donna, che fortunatamente è in salute. Gli inquirenti dovranno dunque stabilire se si sia trattato di un incidente oppure se c'è una responsabilità da parte di terzi. Sta di fatto che nessuno dei vicini pare abbia sentito nulla prima dell'incidente, anzi qualcuno avrebbe visto la donna pochi minuti prima fumare una sigaretta sullo stesso balcone, che dopo si sarebbe trasformato in teatro di un dramma.